Salone di Cannes 2015, siamo a bordo di una delle grandi novità di questa edizione del Salone francese, il Brenta 80DC. Siamo con Lorenzo Argento di Brenta Design, che ci va a spiegare alcune delle caratteristiche di questo 80 piedi. A te, Lorenzo. Questo 80 piedi nasce su un brief del proprietario che è Michael Schmidt, ex proprietario di Hanse, quindi cantiere che ha fatto un sacco di barche di produzione, un personaggio esperto, velista, appassionato e grande navigatore, un uomo che ha fatto decine di migliaia di miglia. E questa è la sintesi di tutte le sue esperienze e per andare in giro a navigare, l'obiettivo è andare ai Caraibi, andare in Pacifico, eccetera, eccetera. Quindi ci ha contattato e nelle sue specifiche c'era prima di tutto avere una barca con il pozzetto centrale ed avere una grande cabina di pompa. Recuperare il pozzetto centrale è stata una cosa molto divertente perché è stata una cosa determinata, usata negli anni scorsi e passati. E l'idea della cabina di poppa, perché lui vivendo molto a bordo, la cabina di poppa è quella che ti dà il volume e lo spazio più generoso. Poi noi abbiamo interpretato, declinato questi concetti. Io non amo il neoclassico, addirittura lui voleva la poppa rovescia. Abbiamo interpretato l'idea del bulwark, quindi della protezione laterale, che è tipica delle barche d'epoca. Abbiamo incassato tutta la tunica, tutta la geometria della coperta, abbiamo creato questi tre livelli, quindi da prua si scende verso poppa e scende ulteriormente verso poppa. I vantaggi sono che appunto dalla timoneria fino a poppa è tutta zona armatore e quindi c'è la sua cabina in più, la sua zona privata di poppa, c'è una generosa sala macchine sotto il Aspetta, ti pozzetto. fermo Lorenzo, scendiamo a vederlo questo layout sotto coperta.